La chiesa di San Silvestro all'Aquila è una delle più importanti della città. La facciata è volta a meridione e posta rialzata rispetto alla quota della piazza al termine di una breve gradinata. Si presenta di forma quadrata con coronamento orizzontale ad arcatelle ogivali, suddivisa in due ordini da una sottile cornice marcapiano che mitiga la tensione verticale generata oltre che dalla scalinata dalla presenza della torre campanaria alla destra del prospetto. Il cromatismo del portale è ripreso in maniera meno vistosa anche nell'ordine superiore, con due fasce di pietra rosa a spezzare l'omogeneità della composizione e a mettere in risalto il grande rosone, realizzato nel 300 in stile romanico con influenze gotiche. I due fianchi sono in apparecchio aquilano, con quello occidentale più irregolare, caratterizzato da tre strette finestrelle, e quello orientale con il portale laterale e due grandi bifore ad arcate ogivali. All'interno, l'altezza delle arcate genera verticalità e dona allo spazio religioso un'unitarietà simile a quella prodotta dalle basiliche paleocristiane. Questo effetto in origine doveva essere ancora reso più evidente dalla presenza del ciclo di affreschi lungo tutte le murature interne, di cui oggi rimangono solo alcuni pregevoli resti, localizzati soprattutto nell'area presbiteriale. Le abside laterali presentano un'edicola rinascimentale in pietra e alla destra la cappella della famiglia Branconio. La cappella venne allestita nei primi anni del XVI secolo, quando Giovanni Battista Branconio commissionò a Raffaello Sanzio la Visitazione, che trovò poi collocazione in una pala d'altare. Una prima decorazione fu commissionata a Giovanni Paolo Donati nel 1582, mentre l'attuale si deve a Giulio Cesare Badeschini ed è stata datata al 1625. Qualche anno dopo, la Visitazione venne trafugata dagli spagnoli. Il dipinto si trova oggi al Museo del Prado di Madrid, mentre a San Silvestro è stato sostituito da una copia. Chiesa di San Silvestro. Siamo in cima al campanile dove è conservato questo possente concerto di 5 campane. Il campanone è uno dei più grandi della regione e il più grande della diocesi. Suona un Si2, un bellissimo Si2, ed è stata fusa dalla fonderia pontificia Marinelli, rifusa, identica alla precedente, come si legge qui, nell'anno 1969. E questo è il campanone, che purtroppo attualmente è l'unica campana che può suonare a distesa di questo concerto. Originariamente suonavano a distesa anche queste altre due campane qui sopra che vediamo. Infatti vedete, hanno ancora le ruote. Questa è la seconda, di nota Si bemolle, che potrebbe essere una Donati oppure un Orlandi, poi vi dirò meglio. Invece questa è la quarta, di nota Fa4, che praticamente potrebbe essere attribuibile a Mari, alla fonderia Mari. Ci giriamo da quest'altro lato e osserviamo le due campane più piccole di questo concerto, che sono, cioè in realtà solamente la più piccolina, questa qui, che anche questa potrebbe essere attribuibile a Mari, e questa invece è un'altra Marinelli.
Questa suona un re bemolle 4. Penso sia stata rifusa insieme alla campana maggiore, perché vediamo che i dettagli e i decori sono pressoché identici. Possiamo osservare un panorama molto vasto. Vediamo di fronte a noi la chiesa di San Pietro incoppito, con tre marinelli in mi bemolle 3 fuse recentemente. Poi qui vediamo un pochino tutto il panorama della città, ancora puntellata purtroppo di gru a causa del sisma devastante che l'ha quasi distrutta nel 2009. Qui vediamo la piazza con il Duomo di San Massimo ancora un cantiere aperto, e poi la Chiesa delle Anime Sante subito dopo vicino. Poi vediamo la Torre Civica purtroppo ancora ingabbiata, e se ci facciamo spazio di qua possiamo osservare la bellissima chiesa di Santa Maria di Paganica, che purtroppo anche questa si trova in condizioni disastrose, e sullo sfondo vediamo la magnifica Basilica di San Bernardino, che purtroppo ha le campane fisse che sono state messe così dopo il terremoto. Bene, da questo campanile osserveremo due suonate che si costituiscono praticamente del suono a distesa della campana maggiore, questa bellissima Marinelli, con lo scampanio delle altre, che attualmente possono suonare appunto solo a scampanio. Spero che questo video sia di vostro gradimento e quindi buon ascolto di queste magnifiche campane, che penso siano tra le più belle mai sentite.